Ci troviamo a Policastro Bussentino, dinanzi alla sede di Scuola Nuova. Al mio fianco Giuseppe Bisogno, presidente della scuola, che ci parlerà di un evento che si terrà prossimamente proprio qui nella sede. Di cosa si tratta? Scuola Nuova è un ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Campania. Noi il 26 e il 27 maggio, sabato e domenica, per tutta la giornata abbiamo un open day per il benessere. Noi l'abbiamo proprio intitolato il Festival del Benessere perché riguarda e interessa una parte delle attività di formazione professionale che noi promuoviamo, in modo particolare il settore dei massaggi. Noi abbiamo una qualifica professionale massaggiatore estetico riconosciuta dalla Regione Campania, certificata e con valenza europea, quindi i nostri operatori di massaggio estetico lavorano in tutta Europa e in questi 2 giorni vogliamo dare un'idea delle nostre attività di formazione e di preparazione di tanti giovani che si avvicinano alla nostra scuola. Lo facciamo qui a Policastro, nel Parco Nazionale del Cilento, perché al di là che riguarda direttamente la sede qui della nostra scuola Policastro Bussentino, ma siamo nello scenario del Parco Nazionale del Cilento e non c'è nessuna location migliore per parlare di massaggi, per parlare di benessere, per parlare di nutrizione che faccia bene, soprattutto che interessa tantissimi giovani. È uno scenario ideale per le bellezze architettoniche, per le bellezze naturali, per il mare, per tutto ciò che riguarda la natura, quindi uno scenario ideale per pubblicizzare e programmare queste iniziative. Siamo qui 2 giorni, ripeto, sabato e domenica 26 e 27 maggio. Avremo i nostri operatori che nei pressi del Cinema Teatro del Popolo, dove noi operiamo con la nostra attività, daranno saggio delle loro bravure, delle loro maestrie. Avremo dei punti di riferimento per le varie discipline che riguardano i massaggi. Avremo una postazione per lo shiatsu, una postazione per il reiki, una postazione per l'ayurvedica, una postazione per la nutrizione del benessere, una postazione per lo yoga e tante altre iniziative che quei 2 giorni andremo a promuovere e a pubblicizzare. Lasciamo solo in sospeso il testimonial, perché più che altro per darlo poi successivamente un nome proprio importante che sarà qui a Policastro Bussentino il 26 e il 27 maggio, vero? Noi abbiamo avuto l'adesione del Parco Nazionale del Cilento, chiaramente l'adesione della Camera di Commercio di Salerno, l'adesione del Comune di Policastro e abbiamo come partner ufficiali l'ASI, che è uno dei primi enti promozionali sportivi in Italia. Quindi ci hanno promesso un testimonial del mondo dello sport, anche forse a carattere olimpionico, che sarà qui per, ripeto, dare proprio una testimonianza su ciò che riguarda il mondo dei massaggi, su ciò che riguarda soprattutto il mondo del benessere. Aspettiamo tantissimi amici qui a Policastro in questi 2 giorni, tantissimi curiosi e molti operatori del settore, perché queste nostre attività si rivolgono anche prevalentemente a chi già opera in questo ambito del massaggio, del benessere, del fitness, dell'estetica, degli acconciatori. Avremo tutte queste, credo e spero, professionalità presenti nei nostri 2 giorni di eventi. Scuola Nuova allora dà appuntamento a chi ci segue e non solo per il 26 e 27 maggio qui a Policastro Bussentino per il Festival del Benessere. Scuola Nuova vuole essere un volano di sviluppo qui nel Cilento, stiamo concentrando tutte le nostre attività, le nostre iniziative per promuovere delle opportunità di lavoro. Noi abbiamo come slogan la formazione per il lavoro. La nostra opera quotidiana è per dare la possibilità a tanti giovani e meno giovani di entrare o di rientrare nel mondo del lavoro. Quindi è una iniziativa anche a carattere sociale che promuoviamo sul territorio. Questo è un territorio che merita tantissimo, potenzialmente è un territorio che può esplodere da un momento all'altro perché ha tutte le caratteristiche ambientali, di salute, di serenità, di benessere che sono fondamentali per essere scelto come territorio da vivere e da godere. Quindi un nostro interesse e uno sforzo particolare qui per la sede di Policastro, noi siamo presenti anche ad Eboli e a Sant'Angelo dei Lombardi come Scuola Nuova, ma qui a Policastro vogliamo dedicare un'attenzione particolare, soprattutto promuovendo queste nuove iniziative che stanno crescendo in modo esponenziale e sicuramente qui avranno un'attenzione particolare.